Partiamo da un numero, 1,5 milioni è la stima dei turisti in transito a Castione nell'arco di un anno. Come ci siete arrivati e quale significato hanno per voi queste cifre? Ma è stata una piacevole sorpresa anche per noi. Abbiamo avuto il report dei passaggi tramite il sistema di videosorveglianza. È risultato che abbiamo 1.400.000 auto che transitano all'interno, quindi tolti i residenti e tolti i turisti di transito che vanno in Val di Scarda, abbiamo stimato 500.000 auto che entrano a Castione Presolane nell'arco di un anno. Quindi calcolando che c'è una media di 3 utenti su ogni auto, ci sono 1,5 milioni di persone che arrivano a Castione della Presolana e che soggiornano per 1 giorno, 2 giorni, 3 giorni, una settimana. Quindi è sicuramente un'altissima potenzialità della nostra zona e il segnale che la nostra zona è ancora appetibile e ha ancora un appeal turistico. Questi turisti, lo avete detto anche in assemblea, sono un'opportunità da cogliere. L'amministrazione comunale intende recitare un ruolo di primo piano nel settore, turistico. In assemblea avete presentato anche un piano d'azione. Quali sono le linee principali? Ma sicuramente avere la consapevolezza che abbiamo un ambiente stupendo, quindi abbiamo dato 2 slogan, quindi la Svizzera della Lombardia e la Valle dei Bambini. Sono 2 temi sicuramente che sono di effetto, bisogna rendersi conto che abbiamo una località che sicuramente è protetta, sicura e accogliente, quindi come può essere paragonata la Svizzera nell'immaginario collettivo, e la Valle dei Bambini è sicuramente un tema che caratterizza la nostra tipologia di utenti e di turisti perché è naturalmente predisposta a forme di accoglienza legata all'infanzia e alle famiglie. Quindi sono i 2 slogan che abbiamo comunicato in assemblea, che abbiamo chiesto che anche tutta la parte commerciale e degli esercenti trasmetta ai nostri turisti in modo positivo. La stagione delle feste natalizie si è conclusa da poco, quest'anno ci sono state alcune difficoltà, ricordiamo i mercatini, le luminarie, il pattinaggio, ma già pensate all'anno prossimo. Ecco, quali azioni intendete mettere in campo per la prossima stagione invernale? Abbiamo appunto voluto anticipare con un'assemblea subito dopo le feste natalizie, comunicando che il Comune è assolutamente pronto a rivedere e a migliorare quella che è l'accoglienza, che comunque ha dato degli ottimi risultati come eventi anche nella passata edizione delle feste natalizie. Però abbiamo voluto dire che stiamo predisponendo il bilancio di previsioni con largo anticipo e prevediamo di proporre sicuramente il pattinaggio l'inverno prossimo, ma anche di supportare la Turismo Presolana nell'organizzazione di una nuova edizione completamente diversa dei mercatini, quindi si sta facendo l'ipotesi di avere dei mercatini lunghi che arrivano fino all'Epifania e questo comporterà un notevole impegno da parte dell'amministrazione in tema di logistica sia per la viabilità e per il trasporto. Quindi stiamo già prevedendo adesso di mettere anche un bus navetta urbano invernale a supporto di queste attività. Quindi abbiamo voluto dare ai commercianti e agli esercenti una proposta positiva e di organizzazione per l'inverno prossimo. È attesa per i prossimi giorni la visita del Presidente della Regione Roberto Maroni e del Presidente della Provincia Ettore Pirovano. Quali temi affronterete? Sì, infatti abbiamo avuto la conferma proprio in questi giorni che saranno presenti venerdì 7 febbraio a Castione della Presolana il pomeriggio, quindi andremo a visitare col Presidente Maroni e col Presidente Pirovano il sito della Dalmine, quindi l'enorme patrimonio che abbiamo come Comune di Castione della Presolana, quindi con loro andremo a vedere, a fare alcune ipotesi di utilizzo, ma seguirà poi una mia relazione in Consiglio Comunale e dove presenteremo anche le problematiche legate al demanio sciabile, quindi avremo l'occasione di avere veramente qui gli enti pubblici preposti a programmare in tema di demanio sciabile, quindi sarà sicuramente l'occasione per presentare quelle che sono le problematiche legate anche alla difficoltà di gestione della strada del Monte Pora e quindi a proporre eventualmente anche progetti lungimiranti che risolvano questa situazione.